Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della discriminazione del sud nei confronti del nord. Sarà vero? Con l'aiuto della mia complice abbiamo chiamato gli alberghi di tutte le regioni del sud Italia. Guardate cosa è successo. Buonasera. Sì, buonasera. Sto chiamando per sapere se avete disponibilità per una camera matrimoniale questo fine settimana. Sì, al momento abbiamo ancora qualcosa di libero. Un attimo solo che trovo all'interno. Tenta così verifico. Un attimo. Sì, per noi c'è disponibilità sia con vista mare che senza. Allora, guardi, per inciso le dico, noi arriviamo da Milano. È un problema per voi visto quello che sta succedendo? No. Ok. Purtroppo le devo dire che non riusciamo a far passare il messaggio che poi era stato poi annullato dopo poche ore di sismo. Purtroppo la TV non ci aiuta e siamo sempre vittime di grazie. Il problema non è per noi, è per la campagna in generale, che non ci sono limitazioni. Purtroppo con l'increscita di incidenti dovrebbe avere altri sindaci. Ok. Non riusciamo a far passare il messaggio. Ok, per cui confermo che non ci sono limitazioni. Possiamo venire tranquillamente. Ok, perfetto. Sì, abbiamo la disponibilità. Guardi, per l'appunto, noi veniamo da Milano. È un problema per voi visto tutto quello che sta succedendo o no? Dovrei chiedere al mio responsabile se può rimanere. Certo, va bene. Senta. Sì, sì. Ascolti, io ho parlato con il responsabile, ma penso che non c'è nessun tipo di problema. Le dico giusto una precisazione, noi arriviamo da Milano, non è un problema per voi? No signora, lo registreremo questa cosa qui, perché abbiamo l'obbligo di registrare, ma abbiamo dei clienti abituali che vengono anche da Milano. No, visto tutto quello che sta succedendo, io per correttezza mi... Perfetto. Siamo allarmati come sono... Ottimo, ottimo. Veniamo da Milano, dalla Lombardia. Quello che... Aspetti che controllo con il verde. Aspetti, va bene. Con i colleghi della reception. Scusi, la tesa? Nulla. Io ho parlato con i colleghi dell'albergo, nessun problema. Loro accettano senza nessun problema. Ok, guardi, prima volevo dirle una cosa. Noi arriviamo da Milano. Per voi è un problema, visto tutto quello che sta succedendo? No, abbiamo anche gli ospiti della Lombardia, quindi veniamo come invita il Ministero della Salute proprio noi a seguire le indicazioni, quindi se siete stati in contatto o provenite dai comuni segnalati, semplicemente dovreste fare una segnalazione all'ASP che vi darà un medico di riferimento. Siamo sempre aperti e operativi come al solito, dico non aspettiamo io chiunque possiamo tirare. No, ha fatto bene a chiedere, io ne ripeto più che dire quello che dice già il Ministero della Salute, ma più di questo no. Certo. Per la precisazione, noi arriviamo da Milano. Per voi è un problema visto tutto quello che sta succedendo? Devo chiedere al titolare perché non abbiamo ricevuto in merito. Sì, sì, se vuole può chiedere, io posso rimanere in attesa. E no, in questo momento non c'è, se mi dà il tempo di contattarlo. Ah, certo. Allora, niente, noi l'abbiamo consenso suo e certo. Abbiamo sfatato il mito. Per una piccola percentuale di ignoranza non ci deve rimettere tutto il Sud Italia.